Quanto incide il sonno nel raggiungimento dei risultati in palestra? Ciao a tutti, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questa 57esima puntata di Pillole Spartane. Il sonno, lo sappiamo, è un fattore fondamentale per il raggiungimento dei risultati, non solo, ma anche per essere in salute. Infatti, se ci pensiamo, 8 ore su 24 le passiamo a dormire, o comunque dovremmo passare a dormirle. Questo perché durante il sonno avvengono dei processi rigenerativi a carico del fisico e del cervello che appunto ci permettono di rimanere in salute. Non solo, ma questi processi di rigenerazione che coinvolgono le cellule sono processi che hanno a che fare anche con l'aumento della massa muscolare. Quindi, ad esempio, durante il sonno, in particolare verso la mezzanotte, abbiamo il picco dell'ormone della crescita, che sappiamo essere fondamentale per l'aumento della massa muscolare. E sappiamo che una scarsa qualità del sonno si accompagna a bassi livelli di testosterone e alti livelli di cortisolo. Quindi, per l'aumento della massa muscolare, il sonno gioca un ruolo fondamentale, tanto quanto l'alimentazione, quanto l'allenamento. Non solo per l'aumento della massa muscolare, ma anche per la riduzione del grasso corporeo. Infatti, sappiamo che il testosterone e il GH favoriscono anche la diminuzione del grasso corporeo. Non solo, ma una carenza di sonno porta anche ad una maggiore resistenza all'insulina, che si accompagna appunto a un aumento del grasso corporeo più facile. Di conseguenza, il sonno gioca un ruolo fondamentale anche nel dimagrimento. Quindi, quando impostate un'alimentazione e un allenamento, cercate di curare anche l'aspetto del sonno, perché, come abbiamo detto, è fondamentale. Per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!